Cari amici, colleghi, maestri, abbiamo ormai raggiunto uno stadio molto grave. Si parla solo del coronavirus. Io parlerei invece della paura che fa questo virus. La paura di non raggiungere gli obiettivi, la paura di dover cancellare tutte le manifestazioni, comprese le preolimpiche a Milano per il Taekwondo, la paura di cancellare tutti i grandi slam del judo di qualificazione, dal Marocco, Germania e così via, la paura di non poter raggiungere l'obiettivo di preparare la nostra carovana azzurra per Tokyo. Cosa fa a Tokyo? Questo è il dilemma. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, l'avvocato Bach, dice che non ci sono problemi, che le Olimpiadi si faranno con l'apertura nel mese di luglio. Ma sicuramente, da buon avvocato, direi l'avvocato del diavolo in questo caso, non ha dimenticato che prima che qualche pentola si potrebbe anche rompere, altro che i nostri coperchi. E credo che il presidente, non del Comitato Olimpico, ma il ministro presidente dei Giochi Olimpici giapponesi, ha già fatto una dichiarazione molto importante. Forse dovremo spostare le Olimpiadi a fine anno 2020. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si sa esattamente a che punto saremo. Ci sono paesi come la Cina, la Corea, il nostro paese, e anche quelli europei che si nascondono dietro piante, muri e cose di questo tipo, per non dire che anche loro sono nei guai. Ma dei guai degli altri ci interessa poco, pensiamo ai nostri. Direi una cosa importante. Non facciamoci prendere dalla febbre della paura. Pensiamo che siamo dei marzialisti. E la cosa importante, come diceva Einstein, non dimentichiamo mai di farci delle domande. E ogni giorno facciamoci la domanda. La domanda è come stanno i nostri atleti, come stanno i nostri allievi e cosa vogliamo fare noi per il bene del nostro paese. Grazie.